allenato, la mattina è andato con l'asciutto, ha fatto il asciutto molto bene, perché si sentiva magari sia in uno in un modo o nell'altro. Signor Arnando, lei quando si è accorto dopo questo incidente che particolarmente grave? No, i tecnici erano lì sotto, io mi c'ero sulla terrazza che vedevo un po' il circuito. Io lo riconosco in mezzo a 30 anche in lontananza, l'ho visto partire non bene perché la moto gli è scivolata un po', messo nel 14-15 la prima curva, dopo sono andato in un settore che non vedevo. Quando l'ho rivisti che erano tutti sfilati, chiaramente mi era sembrato che o non l'avevi visto in quella posizione o era leggermente più avanti, poi mi hanno detto che era già andato in tavolo, era forse in fase di sorpasso. Ha trovato questa moto spenta e l'ha toccata e si è buttato in mezzo, è scivolato in mezzo alla pista e l'altro ragazzo l'ha preso completamente senza poterlo evitare, senza nessun problema. Lei ha visto proprio il momento? No, io sono arrivato che pioveva, io ho visto quando lo portavano con la barella lì proprio al centro medico, ma è stato interminabile perché accendevano l'elicottero. Allora non sapevo se sperare che lo portavano via era meglio, mi dicevano no, non se la sentono di portarlo via, lo tenevano dentro la tombulanza, invece dopo poi vedevo che piangeva. E lui in media sente che gli fa le interviste, piangeva. Ho capito che scoppiava qualcosa, che invece secondo me era già morto. Cercavano di guadagnare il tempo per non me lo dire perché ero lì sotto. Sotto l'acqua, però facevano finta di aver messo un cannolo per vedere se il cuore riparte, però in coma, poi è sedato. Tutte cose per guadagnare tempo perché lui, secondo me quella botta era già morta. Lei le prime informazioni che ha avuto dai medici, il primo bollettino ufficiale, a lei che cosa diceva? No, non dicevano niente, c'era questo loro medico che faceva la spola fra l'autoambulanza e il centro medico perché era andata vicino all'elicottero per partire e Corbacio, che è il medico della clinica, gli andava di io quando mi guardo a Corbacio quel ragazzo di Mediaset capivo che non c'avevo speranza, però speravo, aspettavo, dice no, ma non dico è morto, e mi dicevano no, sta tranquillo, è sedato, è in coma, la ci riprovano. Dopo alla fine l'hanno portato dentro il medical center e a quel punto hanno spento l'elicottero, ho capito che la dottoressa mi ha detto guarda, non ce la fa. È un momento così difficile che evidentemente non esiste lo spazio possibile per le polemiche, ma lei che idea si è fatto? In quelle condizioni era possibile gareggiare? Sì, per noi quelle sono le condizioni normali, purtroppo nel motociclismo quelle sono condizioni normali, perché quando siamo entrati in griglia piovigginava, non era un'acqua, forse è peggiorata dal primo giro, quando l'hanno sospesa è peggiorata moltissimo, ma quando loro hanno dato la partenza non mi sembrava un'acqua, che poi che posso dire che Andrea cercava l'acqua per poter arrivare ai primi. L'aveva anche detto, non aveva detto che sull'acqua posso dare il massimo. Per cui che posso dire? Che lui sperava di piove, che magari la giocava con quegli ufficiali. È una fatalità, non c'è assolutamente niente, anche perché c'era i ragazzi della Superbike che sono stati gentilissimi nelle pratiche, mi stanno aiutando. Cioè, Andrea era ben voluto, purtroppo da qui. E questo è anche peggio. Potessi dimenticare quell'ambiente di tutto, però volevo proprio scancellare. Guardi con che viaggia, con quello di ieri. Se voi guardate dentro la sua tuta c'è la madonnina di cascia ed è un rito che faceva tutte le volte e stavolta non l'ha aiutato. Però noi crediamo ancora, io credo che mi aiuterà comunque a superare sta cosa. I rischi ci sono, lo sapevamo, ma non potevi dirgli di non fare quello che faceva, perché lui era così convinto, così preso e convinto che poteva arrivare in superbike. Il mio rammarico è solo che non ce l'ho potuto portare in un
grande che ha fatto Gesù, perché lui si meritava qualcosa di più e lui lo sapeva e lottava per questo, perché io dicevo ci arriveremo se un giorno qualche team ti prende perché te lo meriti. Ieri era una delle prime volte che lui si sentiva osservato, perché magari in sala stampa gli facevano i complimenti perché terzo sul bagnato, quarto sull'asciutto, cioè in tutte le gare se ne prime cinque era, ormai i team cominciavano a vederlo, no? Le gare che fa sempre molto spettacolari. E qui ieri è una condizione che sentiva, cioè, che avevi, sì, ormai vicino l'ingaggio, sì, di una vita, magari. Sentiva, se non l'ingaggio, il risultato per cui aveva lottato per una vita. E penso che anche loro sono gli ingegneri di pista, per cui ne sono convinto. Il mio presentimento a mezzogiorno non è stato buono. Questo. Lei ha avuto un presentimento? Sì. Mi è venuto da piangere, senza sapere perché. E per a pranzo con loro. Cosa le ha? Non capivo perché ero così. Forse perché ero solo, perché non c'avevo la Rossella insieme con me. Però ero da solo, loro erano tutti, non euforici, però loro tutti convinti che la gara sarebbe stata una bella gara, no? Cioè, mi è venuto un magone come per dire, speriamo, ma non rischiamo più di quello che è, perché lo vedevo lui proprio. Ecco, lo ha già detto, però volevo capire bene, negli ultimi giorni alla vigilia di questa gara, come si sentiva da un punto di vista più atletico? Lui è un ragazzo, no? Cioè, lui è, secondo me è un fenomeno. Cioè, lui ha dormito 5 giorni dentro i box, dentro le brandine con i suoi meccanici attaccato alla sua moto, tutti a letto insieme alle 8 della sera e sveglia alle 8 perché gli altri facevano i meccanici. Noi abbiamo dormito, riso, cioè lui aveva un feeling con questa squadra che era eccezionale e i risultati davano ragione. Anche psicologicamente negli ultimi 3 mesi aveva così preso delle decisioni per cui era anche molto più sicuro di sé. Era in forma. Sì, in forma anche sentimentale, può darsi, no? Aveva risolto qualche problema che si poteva aver avuto, però ecco, c'era sempre la speranza che magari ritornasse anche indietro per noi, che magari se non sta con una ragazza da 3 anni. Si era lasciato con la sua ragazza. Sì, si era lasciato con la sua ragazza, ci poteva essere risvolto positivo, la paura c'era, invece lui aveva reagito perché lui diceva sempre, in un mondo è la morte. Tutto quello che purtroppo c'è intorno deve far la pari con il mio mondo. Allora,